Raccolta firme dell'associazione vittime del salvabanche al mercato di Via Giotto ad Arezzo. Sono già oltre 500 coloro che hanno appunto manifestato la loro solidarietà agli ex risparmiatori di Banca Etruria. Il motivo di questa raccolta è la consegna di una lettera, in particolar modo ovviamente a Renzi, ma è rivolta, diciamo, alla comunità europea in senso generale, affinché quello che è avvenuto per Banca Etruria non avvenga più, quindi affinché questo tipo, diciamo, di salvataggio, se così si può dire, insomma, delle banche non avvenga più. Per mandare alla comunità europea, per vedere che quando le banche sono in difficoltà non devono toccare, alla comunità europea e al governo, perché le banche quando sono in difficoltà non devono toccare i soldi dei risparmiatori, ma si devono difendere da se stesse, con i soldi che hanno dentro le banche, che delle loro gestioni, senza toccare i risparmiatori, che poi noi di Banca Etruria qui in città siamo stati la cavia di ogni cosa, perché ora in questo momento stanno trattando di salvare Monte dei Paschi di Siena per l'ennesima volta e a noi non ci hanno salvato niente, a noi ce l'hanno messa proprio in tasca, ci hanno preso i nostri soldi una domenica sera e ora sono 8 mesi che si lotta, ancora non siamo venuti a conclusione di niente, perché quello che ci vogliono dare a noi non ci sta bene e non si è capito ancora neanche quello che ci vogliono dare, perché tasse sopra tasse sopra tasse, quando io le tasse ce le ho pagate, perché sono soldi guadagnati col nostro sudore e noi rivogliamo ogni cosa.